Buonasera signore e signori, buonasera. Una canzone che è nata come una canzone napoletana, diventata italiana, ora è internazionale. Very international songs, ladies and gentlemen, bellissima Caruso. Qui dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di Caruso. Grazie. Vieni, vieni qua. Grazie. Caruso, guarda qua. Allora, come ti chiami tu? Matteo. Matteo, Matteo. Ma da dove vieni? Where are you from? Da Catania, dalla Sicilia. Da Catania. Sì, sì, sì. Da Catania, Catania, Sicily. Ma ti voglio chiedere, ma quanti anni hai? 15. How old are you? 15, 15. 15 years old, guarda lì, Ha un lavoro per il futuro. Senti un po', ma dimmi una cosa, adesso provo a indovinare, ma il tuo mito chi è? Nino D'Angelo, chi è? No, 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 no. Ti piace Nino D'Angelo? Sì, sì, mi piace Nino D'Angelo, però... You like Nino D'Angelo or not? No, no, because your way to sing is a little bit like him, cioè il tuo modo di cantare, un po' ti assomiglia, no? È vero sì o no? Ti piace questo genere? Sì, 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 sì. Ti piace? Sì. Melodico? Sì, sì, come si chiama? Melodico? Neomelodico, sì. Oh, neomelodico. Neomelodico. Oh, no, no, there is a, there is a, how can I say, is a way to sing in the south of Italy, which is called the neomelodico, neomelodic, and it's very famous, perché, fai una cosa a cappella così, vai, facciamo insieme. Te voglio bene assai. Hai visto? È proprio è un genere, per dire. is a kind of interpretation, is very peculiar in Italy. Guarda lì, allora ci abbiamo tutte e tre. Se si sono girati per te, ascoltiamo i loro commenti. Chi è stato il primo? Oscar, mi sembra. Sì. Oscar, sì, vai. Ma studi canto? No. Sei veramente bravo. Grazie. Hai una ottima voce e potresti fare poi il cantante. Sei veramente bravo e dai molta molta emozione a tutti. Grazie. He said he asked if he was studying singing, bravo. Which is not. He said that he's very very good, and that also that he give emotion when he sing. His performance has been great. Prego Misha, il secondo. Buonasera, it's pleasure to listen your voice with that great song. So it's something unbelievable. I don't have words. Thank you very much. I want you in my team. Do you have this kind of singing in Russia or not? Of course. Someone that is singing like, yeah, no, no, no. Yeah, yeah, yeah. They try to... Ok, allora ha detto che anche in Russia c'è qualcosa di similare. Lui non ha capito le parole, chiaramente, dice, ma non importa perché è davvero stato molto, molto bravo e ha cantato molto, molto bene e ti vuole nella sua squadra, anche lui. Prego Mary, a te. Allora, innanzitutto
Complimenti perché sei stato fantastico. Grazie. Hai scelto una canzone difficilissima. Avrei giurato che era napoletano, perché la pronuncia, anche il modo di cantare, no? Sì. E questo stile qua è quello che ha fatto lui. Comunque vorrei fare una piccola parentesi: non è facile da fare, e comunque ha un'ottima, ma veramente ottima intonazione, quindi complimenti. Grazie. E ti voglio con me, anche perché grazie. So she said that he has been great because this song is not easy to sing, first of all. Second, this kind of, how can we say it, this kind of way to sing is not easy at all. He did it in a great way also because he can keep the key always during all song. Sì. Va bene? Ti è piaciuta la traduzione? Sì, sì. Bene, grazie. Allora, thank you very much for your comments. Grazie per i vostri commenti. Mettiti giù perché non è valido così. Thanks for your comments, l'ho già detto? Sono di Catania. Grazie per i vostri commenti, l'ho già detto? L'ho detto, bene. Andiamo avanti, adesso tocca a te, mio caro, tocca a te. Dovrai scegliere uno dei tre. Vuoi andare con Oscar, con Mary o con Misha? A te la scelta, vai. Io ringrazio per i vostri commenti, ma scelgo Mary. Mary, vai. Perché Catania, capito? Cioè, è tutto in famiglia, Catania. Vabbè, Matteo va con Mary, ok. La percentuale è del 68% dei vostri voti. Ladies and gentlemen, 68% of your vote, madame, messieurs, le 68% de votre vote. Signori e signoras, il 68% del vostro voto, sebbene il ganador de esta noche. Le gagnant de ce soir, il vincitore di questa edizione, ladies and gentlemen, the winner of the Voice of the Sea is Matteo! Matteo!